Un recente studio dell'Università di Northwestern e dell'Oregon, condotto su oltre 400.000 test tra il 2006 e il 2018, registra che per la prima volta dal 1932 il quoziente intellettivo della popolazione è in contrazione, cioè in diminuzione. Analoghi risultati si osservano in valutazioni europee. In attesa di ulteriori conferme e sottoanalisi, è opportuno fare alcune riflessioni. Il quoziente intellettivo non pretende di misurare l'intelligenza, ma è ritenuto un buon indicatore dello sviluppo delle capacità cognitive. E i cali sensibili registrati soprattutto tra i 18 e i 22 anni citano tra le possibili cause, nello specifico, la rivoluzione digitale nella quale siamo immersi. In particolare, l'apprendimento dei giovani è basato su piccoli bocconi di informazioni, tweet, video brevissimi, highlights, problemi complessi trattati e affrontati con un meme, scarso o nullo approfondimento. Insomma, stiamo delegando le nostre intelligenze a device esterni e questi risolvono problemi che prima erano affrontati dai nostri cervelli, che giustamente per la prima volta nella storia si rimpiccioliscono invece che allargarsi. Avete presente lo sviluppo della scatola cranica dagli australopitechi fino all'Homo sapiens? Bene, sembra che stiamo tornando indietro. Nei giovani questo fa il paio con un crescente disagio mentale, si registra un aumento del 40% dei suicidi e un raddoppio dei ricoveri per autolesionismo. Un bombardamento informativo continuo, unito a un effettivo isolamento, privo di reali reti sociali negli adolescenti, quando il cervello si sviluppa, crea ansia e paura. È venuto il momento di regolamentare le reti sociali. Queste, per stessa ammissione dei ragazzi, peggiorano l'immagine che hanno di se stessi, deteriorano i rapporti di amicizia e creano dipendenza. Dobbiamo aspettare altri segnali per metterci mano?